cercare! Morto! Ci conciamo per le feste! Alfred, me ne vado, ma prima devo accedere al server da remoto. Devo inserirmi nei cavi delle comunicazioni sotto la centrale di polizia. Dovrebbe essere in grado di raggiungerli passando per le fogne sotto l'edificio. Le indicherò l'ingresso più vicino sulla mappa. L'uomo del pinguino ha detto che il disturbatore può inceppare le armi. Signor sì, signore! Centrale! Batman, è 1097! Ma se l'ho appena ingrassata! Ma perché non... Lascia sospetti con le ossa rotte e senza denti. Gotham ora ci rispetta. Se questo fosse il mio... Guarda via dalla linea di tiro! Non sparate! Se si muove, atterrate. Non puoi scapparci. Levati, Gordon! Lo faccio fuori! In questa città. Le ho evidenziato un tombino sulla mappa.
Quei condotti portano direttamente sotto il commissariato. Bel lavoro, Alfred. Sir, cerchi di stare lontano da quella sporcizia. Ricordi chi dovrà lavare la sua tuta. Pronto? Pronto, Batman? Sono Barbara. Scusa se sono entrata nelle tue comunicazioni, ma mi serve un favore. Sono sparite delle casse dal magazzino delle prove, materiale militare, ma nessuno qui muove un dito. Ti sto inviando i loro dati di localizzazione GPS. Usa il disturbatore armi sulle casse che trovi. Friggerà tutti i circuiti e renderà inutilizzabile il contenuto. Qualunque cosa proteggano questi ripetitori, non è niente di buono. Devo distruggere quelli che trovo. Strano, sono uomini di maschera nera. Non è gente che mi aspettavo di vedere aggirarsi nelle foglie. Potrebbe essere peggio. Almeno ha mandato un esperto di arti marziali a proteggerci. Da cosa ci protegge? Dai ratti? Da Batman, idiota. Batman? Batman avrà di meglio da fare stasera che andare in giro per le foglie. Speriamo bene. In ogni caso non mi dispiace avere Mr. Kung Fu dalla nostra. L'importante è che tu sia contento. A me preoccupa piuttosto come farò a levare questo capo di qui. Il capo si prenderà. Ah!
fiero di me. Sono sotto il commissariato. Perché Maschera Nera fa piazzare gli esplosivi qui? La polizia è sempre stata sul suo libro paga. Ah!
proprio sotto il commissariato. Dovrebbe avere i cavi del telefono sotto il naso. Alfred, confermi che abbiamo accesso al database criminale nazionale? Connessione confermata. Puoi eseguire l'analisi del DNA. Le sto inviando anche il dossier della polizia sul caso Lacey Towers. Questa foto è del giorno dell'omicidio. Combacia perfettamente. Il DNA aggiunge altri dettagli. Ma c'è un aspetto che la polizia ha trascurato. Roman Saionis possiede la Gotham Merchants Bank. Questa foto è del giorno dell'omicidio, l'ultima volta in cui Roman Saionis è stato visto vivo. Alfred, ho abbastanza informazioni per risolvere il caso Lacey Towers. Ecco com'è andata. Ormai la polizia di Gotham crede che Roman Saionis sia morto in una guerra tra bande, ucciso dal Pinguino. Ma si sbagliano. Qualcuno ha spaventato la ragazza di Saionis e lui l'ha mandata nel rifugio, che era tutt'altro che sicuro. Poi è arrivato Saionis, pronto al peggio. E l'ha trovato. O così sembrava. Roman è sempre stato paranoico, per questo è sopravvissuto a lungo. Ha mandato un'isca. Si è assicurato il vantaggio della sorpresa. Ma non è bastato. C'è stata una lotta. Saionis ha perso. Il killer non ha esitato a sparare all'esca, ma voleva Roman vivo per arrivare ai soldi chiusi nella Gotham Merchants Bank. Con Saionis sotto controllo, non restava che sistemare gli affari in sospeso. Che razza di mostro spingerebbe un uomo a uccidere le persone che ama? Joker. È l'ombra che inseguivo. Ora so dove andare. Alla Gotham Merchants Bank. Alfred, vedi se trovi informazioni su qualcuno che si fa chiamare Joker. Sto cercando, sir. Pare che non ci sia nessuna corrispondenza. Che cosa sa di quest'uomo? Non molto. Tiene Maschera Nera in ostaggio. Ostaggio? Quindi Saionis è vivo? Credo di sì. Da quello che ho capito, per Joker vale più da vivo che da morto. Vuole usarlo per entrare nella Gotham Merchants Bank. Mi sto dirigendo laggiù.